porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. L'estate ormai sta finendo e lei è andata in vacanza? Sì. Dove è andata? A Spotorno. Come mai hai fatto questa scelta? Perché abbiamo la casa e ci siamo trovati comodi e via. Il bilancio qual è? Positivo delle vacanze? Positivo, positivo. Adesso si ritorna alla solita routine, no? Utilizza dei metodi particolari per affrontare questo ritorno alla quotidianità oppure no? Per magari non farsi prendere troppo dall'ansia, dallo sconforto. Ma no, tolto il primo giorno di rientro, poi tutto parte come prima, cioè è normale, il primo giorno di rientro al lavoro è un po' faticoso, ma poi tutto ritorna nella norma. Ci si riabitua facilmente. Certo, sì, certo, si riparte. Con un po' di nostalgia magari delle vacanze. Sicuramente aspettiamo le prossime. A quando il prossimo viaggio? Il prossimo viaggio lo facciamo quest'inverno. Dove, lo sa già? Ah, penso di andare all'estero. Ah, all'estero, ho deciso di oltrepassare i confini. Sì, ho deciso di andare un po' al caldo, in inverno, quando fa qua, qua fa freddo, vado là. A casa, perché ho appena partorito, un mese e mezzo, e l'ho passata a casa per forza, al mare non l'ho visto. Ti è mancato il mare? Sì, lo desidero, soprattutto il profumo, l'acqua, stare dentro, col caldo che ha fatto quest'anno poi. Infatti incinta con questo caldo, o da poco mamma con questo caldo, deve essere stato faticoso. Purtroppo sì, ho patito veramente tanto quest'anno. Che rimedi hai utilizzato per patirlo meno? Tutto il giorno a casa con l'aria condizionata puntata addosso. L'unico rimedio, oppure la piscina a casa, ho messo una piscina a casa, mi sono arrangiata così. Solitamente quando vai in vacanza e poi torni, quali rimedi utilizzi per affrontare la routine, tornare alla quotidianità senza farti prendere troppo dall'ansia? Ma non ho problemi, per quello sì, mi manca il mare quando torno, però uguale. Non sei una di quelle che oddio adesso come faccio e va in sconforto totalmente? Assolutamente, so come divertirmi ugualmente anche stando a casa, perciò. Prossimo viaggio? Prossimo viaggio vedremo le possibilità. L'anno prossimo d'estate? Sì, per forza. Mare a questo punto? Ovvio, montagna proprio no. No. Come mai? Per impegni di lavoro? Peranto, economico. Ok, quindi per motivi economici, come tanti, hai dovuto rinunciare alle vacanze. Esatto. Dove le hai passate allora questi mesi estivi? A casa, a Casale Monferrato. Quindi in città a soffrire il caldo. Sì. Che rimedi hai adottato per combattere questo caldo? Diciamo che il fine settimana riuscivo ad andare un po' in piscina e allora lì sono riuscito a fare qualcosa, perché Se no niente. Nisba. Ascolta, dove ti piacerebbe andare in un futuro viaggio? In montagna, al mare? Al mare. Al mare? Sassari. Sardegna. Ah, in Sardegna, perché sei originario di là magari? No, i miei nonni sono di giù. Io andavo da piccolino a trovarli. Se in passato ti è capitato di andare in vacanza, il primo giorno, poi quando torni, ti viene un po' l'ansia, come dire, oddio, devo ricominciare da capo, ricomincia il lavoro, ricominciano gli impegni? Oppure sei uno che l'affronta tranquillamente? No, abbastanza tranquillamente, perché oramai so come sono le cose, quindi era un po' dura all'inizio, proprio i primi tempi che lavoravo. Che pensavo, palle di nuovo questo. Adesso invece no, ormai è abitudine. Sì, adesso è abitudine.